Una zona residenziale con una diminuzione degli insediamenti abitativi rispetto a quelli presenti prima del sisma, un parco urbano e una strada pedonale di collegamento tra via Sant'Andrea e via Santa Maria degli Angeli. Sono alcuni degli elementi previsti nel progetto unitario Sant'Andrea fuori le mura, per la cui attuazione il Consiglio Comunale ha approvato una variante al piano regolatore. L'assessore alle politiche urbanistiche e alla pianificazione del comune, Daniele Ferella, ha specificato come il progetto preveda anche una nuova vivibilità nella zona. Uno dei punti forti del progetto per Ferella risiede proprio nel diradamento degli insediamenti abitativi, in modo tale da ricreare un'area di ampio respiro e valorizzazione di quel tratto delle antiche mura civiche, senza trascurare il miglioramento della qualità ambientale di quell'area. Questo obiettivo potrà essere raggiunto grazie all'introduzione di una fascia di inedificabilità attorno alle mura stesse. A proposito di nuovo piano regolatore, sarà il team che aveva a Cialente a proseguire nell'opera e sarà dunque ancora l'architetto Daniele Iacovone, già consulente del comune targato centrosinistra, a coordinare il gruppo di lavoro interno alla macchina comunale per la redazione del piano regolatore generale della città dell'Aquila, il cui aggiornamento è atteso da anni. Un piano, ha detto il sindaco, che diverrà realtà entro la fine della legislatura. A fianco di Iacovone ci sarà l'avvocato Paolo Urbani, anche lui confermato. A lavorare al PRG, a titolo gratuito, una task force composta da tutti gli ordini professionali. L'ufficio comunale del piano regolatore sarà composto da personale dell'ente e ne faranno parte il dirigente del settore Domenico De Nardis e i dipendenti Antonio Berardi, Maurizio Tollis, Ilaria Polcini, Roberto Spagnoli, Daniela Lepidi e Chiara Sacchetti. Con il PRG si è in ritardo di 10 anni, ha detto il sindaco. Se c'è un peccato originario da cui discende la confusione attuale che vive la città, va rintracciato proprio nel non aver saputo cogliere le opportunità di uno strumento, il piano di ricostruzione, che poteva rivelarsi utile, in particolare per le periferie e il territorio circostante. Ci si è piegati alla logica del com'era e dov'era, di certo più semplice ma meno fruttuosa. Inutile guardare però al passato per il sindaco. Riusciremo ad approvare il PRG entro la fine della legislatura, ha detto. La struttura lavorerà alla redazione del nuovo PRG, fondamentale strumento urbanistico, aggiornando quello del 1979. Entro l'anno, è stato annunciato, si potrà avere già un piano stralcio per alcune aree importanti della città. Nodo da risolvere è anche cosa fare dei quartieri post-sismici del progetto Case Map e delle centinaia di casette fai da te nell'ambito di una nuova pianificazione urbanistica. Ferella ha annunciato che ci sarà un percorso di partecipazione in quartieri e frazioni, garantendo il pieno coinvolgimento del Consiglio Comunale.